Possiamo cominciare subito, Vittorio. Sì. Lascio perdere, visto che comunque so che il tempo è limitato, lascio perdere la presentazione, che tanto credo che non ce ne sia proprio bisogno. No, Comunque, grazie, perfetto. senti, Vittorio, le bandiere nel rugby esistono ancora? Sì. È un discorso parecchio complicato, eh? Sì, esistono. Nello sport professionistico. C'era professionismo anche una volta nel calcio, eccetera, però nello sport professionistico così era sperato un po' meno, però esistono le bandiere. Cioè, come fai a non dire che Richie McCaw è stata una bandiera? No, assolutamente. Come fai a non dire che Parisi è stata una bandiera? Poi ovviamente ci sono i pro e i contro in tantissime situazioni. Ci sono tanti che io adesso è da tanto che non seguivo il rugby italiano, tanto mi sono riavvicinato. Non voglio mancare di rispetto a molti giocatori, però ci sono tanti che si considerano bandiere e invece sono Un dei po' fazzoletti da naso attaccati a un'asta tipo bandiera bianca. Insomma, c'è un'autogratificazione. Sai, di fondo una cosa che io ho visto, ma guarda che è un'esperienza mia personale, non pretendo che sia, è certo. che nel rapporto giocatore e società, ancorché di questo ridicolo modo di intendere il professionismo, immorale fa del male a dei ragazzi, ma in questa situazione così composta, a me viene in mente quello che disse Kennedy, cioè non vedete cosa può fare l'America per voi, cercate di capire cosa potete fare voi per Vuoi per l'America. loro? E la stessa cosa vale per i giocatori, cioè vedi cosa puoi fare tu per il tuo club, Certo. tra virgolette, che ti paga, se vuoi aggiungerla, No, in un no, modo un chiaro. po' anche scortese, ma siccome si dimenticano. Sembrano, certi giocatori sembra che i soldi li ricevano per grazia ricevuta, così, e che poi possono avere dei comportamenti sui quali mitigano, eccetera. Cioè, vedi quello che puoi fare tu realmente. Un giocatore, perché non fa mai un senso di autocritica sulla mediocrità di certe sue performance, se invece si interessa di aspetti tecnici, di altri, eccetera. Cioè, è un mondo un po' strano e noi in Italia abbiamo preso il gradino più basso e sai come sempre quando togli via le eccellenze e non le hai insomma non c'è da no, diciamo che non è una situazione culturale estremamente in ordine, però per carità basta spiegarlo un pochino alla volta e E le ci cose sta. che le fai insomma non è quello, però c'è questa ci sono molti che pretendono dalla società come se i soldi venissero per grazia ricevuta, pretendono che le società facciano. Invece un pochino, io credo che loro dovrebbero vedere, alla fine di un contratto dovrebbero magari dire, ma ho giocato all'altezza dei soldi che ho preso, ho giocato all'altezza delle aspettative che cerco di vendere o di far passare agli altri. Insomma, Certo. un pochino, o perlomeno una verifica. Ho Quindi hai capito. fatto una domanda, è stata la prima, mi hai dato un 1-2 sulla faccia. Le bandiere. No, sì, le bandiere, sai, quando parlo alle aziende, cioè, l'appartenenza è una cosa importante, ma ci sono anche tanti stereotipi, sai, perché l'appartenenza cosa vuol dire? L'appartenenza può durare una vita intera come un solo giorno. Sì, è vero. Un solo giorno. È un po' come È l'amore, benissimo, è l'atteggiamento con cui vivi quel giorno o quell'intera vita che fa di te una bandiera, ammesso che tu ci riesca. È l'atteggiamento, non eh? so, non è il numero, ma tu sei andato in un'altra squadra, non c'entra niente, è il comportamento. Io ho conosciuto quest'anno dei giocatori che sono, per esempio, nella mia società, che per me valgono moltissimo da un punto di vista comportamentale, anche se non sono nati nella casa del Signore, cioè, hai capito, non sono nati Sì, a casa mia. certo. A questo Sai, pro... dimmi, dimmi.
No, no, ho finito. È solo che sì, hai capito, bandiera e appartenenza mi sembrava di mettere assieme. E giusto. Concetto, anche bandiera può esserlo per un giorno solo. Sì, sì, chiaro, bandiera, chiaro. Cioè, si parla sempre più spesso ormai si parla per frasi fatte e che quasi sempre nascondono il core business, che vale a dire l'essenza per cui si parla. È vero. Comunque, giocatore, allenatore, direttore generale e altre cariche ancora, come quelle di quando vai a fare dei webinar, tu hai conosciuto molti leader sia in campo che nelle aziende, tu stesso sei un leader. Oggi come oggi, secondo te, leader si può anche diventarlo o ci si nasce? Io non lo so, sinceramente. Guarda, ti do delle definizioni che spesso dico quando parlo alle aziende. Il leader ha un solo dovere, uno, dare l'esempio. Tutto il resto sono cazzate. Ok. Puoi parlare addosso quanto vuoi. Il leader, alla fine della giornata, ha un solo dovere, quello di dare l'esempio. Cioè, il leader non è colui che il datore di lavoro dice lui è il manager di questo settore. Tu puoi avere una leadership che può essere ricevuta perché qualcuno ti ha indicato, oppure può essere per acclamazione perché ti riconoscono gli ti altri. Ti riconoscono. Non cambia niente tra l'una e l'altra. Non è che uno è penalizzato rispetto all'altro, perché comunque alla fine della giornata il leader ha un solo dovere, dare l'esempio. Il leader è solo perché parla di altri uomini, e quando si parla di altri uomini bisogna avere il senso morale di essere tanto attenti e pronti a fare le cose al meglio, sapendo di poter anche sbagliare spesso. Il leader è una cosa delicata. Poi, la miglior definizione che io posso trovare di leader, il leader è colui che costruisce altri leader. Tu guarda nel nostro piccolo, ormai noi lo facciamo un po' per scimmiottare, perché non ne abbiamo neanche uno in una squadra di leader, pensati se ne abbiamo cinque. Ma All Blacks e via dicendo, eccetera, hanno allargato la leadership ai vari aspetti del gioco. Sì. Cioè, c'è quello della disciplina, quello della difesa, quello del gioco aereo, quello eccetera, eccetera. E sono leader tecnici, ma ci sono anche i leader carismatici. Ci sono coloro che quando arrivano, certo, i nuovi All Blacks al primo allenamento si fanno trovare con la scopa in mano per pulire lo spogliatoio, per far capire cosa vuol dire essere un giocatore senior e cosa vuol dire essere un All Blacks. Cioè, tutte queste cose. Cioè, da noi invece prendiamo il titolo leader. Noi andiamo, cioè, capito? È per questo, capito, che un pochino a me, quando ci sono le scopiazzature, cioè i quadri sono autentici, poi ci sono le opere ben rifatte che comunque hanno del talento, della qualità, e poi ci sono le scopiazzature fatte male, dove offendi anche l'intelligenza delle persone perché la vedono che è una scopiazzatura. Qual è il problema? Che in Italia chi ti giudica non ha cultura. Il popolo del rugby è un popolo appassionato istintivamente ai valori del rugby, eccetera, ma non è evoluto in questa cultura. Quindi qualcuno che cerca o ha la spontataggine di dire delle cose a caso non prende un va a cagare, hai capito? Sì. La gente resta lì, ma forse ha ragione. Certa gente bisogna dirgli, ma senti, ma parla delle cose che sai, hai capito? Non è uno sport molto conosciuto il rugby in Italia. Colpa dei giornalisti? No. Se il rugby fosse solido di suo, i giornalisti si impongono di impararlo, certo, per poterne parlare, perché sennò dopo due minuti il rugby solido di suo dice al giornalista, senti, va, scrive di qualcun altro. Poi c'è modo e modo di fare il giornalismo, sai? Perché sì, io negli ultimi 20 anni ne ho visti. Ci sono giornalisti che li compri con una cena di pesce. No, giornalisti competenti, no, intendo dire. No, ma sì, è vero. Sì. Ma, no, perdonami. Ci sono giornalisti e giornalai. Sì. C'è gente che è organo di partito in cambio di due lire, vende l'anima. Poi, sai, dovrebbero, a mio modo di vedere, secondo la mia morale, dovrebbero scriverlo vicino all'intestazione. Dovrebbero scrivere, io sono pagato dalla, facciamo un esempio a caso, dalla federazione, quindi sappiate che certe cose le dico, certe non le dico, capito? Ci vorrebbe un pochino un po' di più dignità da parte di tutto questo circo
commerciale in qualche modo, come se i soldi venissero fuori da dietro l'angolo. Sì. Parlando di soldi, in questi giorni c'è la vendita delle equity da parte dell'azione. Volevo parlarne proprio con te di questa cosa. Non c'è nulla da festeggiare. È la svendita dei pezzi pregiati di famiglia. Perdiamo le azioni. Sì. Arriva il mondo privato su questo, comandano loro come già comandano i diritti televisivi. Sì. Il reggae ha perso la sua anima, non c'è niente da festeggiare. E poi a questo va aggiunto anche una cosa: qualcuno pagherà qualche debito, qualcuno metterà a posto, i soldi finiscono, i programmi dove sono? E il futuro dei prossimi 10 anni da reggae italiano in mano a chi sono? Chi ha la visione di capire dove sta andando e cosa si può fare? Perché adesso arrivano dei soldi, perché adesso arrivano dei soldi che servono a gestire l'ordinaria amministrazione, che costa una botta senza risultati. Sì. Infatti credo che la disperazione del Sei Nazioni sia proprio quella, cioè i soldi che rimangono, che andranno spartiti dei diritti televisivi e quant'altro, di tutto ciò che poi dopo va al seguito per poter sopravvivere. Ma questa è la colpa di uno sport che è diventato professionistico, giovane, e dove il denaro sostituisce i valori. Io lo dicevo da tempo, guarda, le cose che dico sono scritte dal 2000, certo. che non si andava nella direzione giusta, per me è chiaro dal 2000, ma è tutto evidente. Poi sai, basterebbe fare un contraddittorio per dire le cose. Uno si è deciso che mentre Grandina dice sta nevicando, cazzo, è Grandine, è diverso. Sì. Poi se uno vuole dirlo e nessuno gli dice guarda che sei un po' rincoglionito, allora sì, ma è vero. Poi se uno è senza pudore dice di tutto, al mondo. Sì, quando hai la faccia come, adesso mi sfugge, ma c'è un esempio. Culo. È come culo, quando hai, cioè, dici tutto, è il contrario di tutto in 2 giorni, No, è vero. No, beh, tu sei sempre stato molto coerente, perché io ti ho sempre seguito e questa cosa tu l'hai sempre sostenuta. Vorrei sapere una cosa, quale sarebbe stata... Perdonami. essendo additato da molti come il nemico del reggae italiano, nemico cosa? Io non mi sono mai fatto pagare una cena di pesce. Non sono mai andato a patti con le mie idee. Non mi sono mai venduto. Ho detto le cose che ho detto e queste cose sono tuttora valide e probabilmente, basta che rileggerle, mi sarebbe dato ragione. Ma vuoi che si discuta con cosa? Con la gente che ti dice il campionato va a 12 squadre senza darti una motivazione tecnica, eccetera, del campionato eccellenza che dovrebbe essere il nostro fiore l'occhiello, invece un campionato imbarazzante. Imbarazzante. Dove non c'è nessun interesse. Benissimo. Allora, portate 12 squadre, chi le ha portate? Allora uno dice che sono stati i clevi, noi non l'abbiamo fatto, non si capisce il problema perché sono 12 squadre, non c'è. Adesso dicono che sì, in effetti forse è sbagliato avere 12 squadre, sai perché lo dicono? Perché ce ne saranno 3-4 che non hanno neanche i soldi per piangere, per iscriversi al campionato. Bene, e allora se io sono il controllore di questa situazione dovrò avere il termometro in anticipo delle situazioni, no? Sì. E capire come devo fare la piramide. Se devo farla con vertice sovradimensionato, come quando trucchi la testa al motore dei motorini 50, che vai in botto di casino, andranno più veloci, ma dopo 2 minuti scoppiano. Certo. Giusto per chiarire. Giusto, però senti, io guardavo in questi giorni il mercato, anche tu che sei tornato a Padova, avete fatto degli acquisti, sono andate via delle persone, insomma c'è stato un certo movimento anche sulle panchine, il che significa che economicamente tutto sommato alcune società possono tenere botta sia il Covid sia la crisi che è generata non solo dal virus ma proprio dalla crisi generale. Ma adesso io non so, ma che adesso già la parola mercato a me non piace molto, però è mercato nel senso di professionisti. Capisco. Però quante sono queste squadre che si stanno interessando a giocatori? A me non sembrano tante. Su 12, quante sono? Allora, dunque, poi... fai conto che allora da Fiamme Oro si è messa sul mercato
per la panchina. Fiamme Oro è un discorso a parte. Preferisco non parlarne, ma Fiamme Oro, cioè, non paghi i parametri, prende i ragazzi così, gioca con te. Fiamme Oro è un mondo a parte, lecito non sta a me a dirlo, diciamo, Fiamme Oro, ho sentito una dichiarazione, noi non abbiamo problemi, ci credo bene, ma certo, mi fermo, certo che non hanno problemi. Per la squadra dello Stato, cioè. Beati loro che non hanno problemi in questo momento. Però adesso, Carlo Orlandi dalle Zebre è andato in là a Piacenza. Guidi, Fiamme Oro, ok, hanno preso Craig Green, ma comunque rimane sempre relegato. Guarda, sono sempre questi 4-5, hanno la loro età. La loro età, da qualche parte devono pure andare. E tutti quelli vecchiotti, diciamo, scusa tra virgolette, sono tutti sistemati nelle squadre migliori. È così, ma sono quelli. Io non vedo tutto questo grande movimento, poi sai, anche perché la situazione giustamente fa stare molto 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 abbottonati, perché poi tu quando è che comincia la stagione prossima? Non si sa. Vabbè, e con quante squadre cominci? Secondo quale regola, secondo quale formato? E la federazione ti dà il contributo? Federazione ha dato dei soldi adesso, i soldi che ha guadagnato adesso. Infatti una delle ragioni del canale era proprio avere la possibilità di sostenere i club anche più piccoli in maniera tale da tenere vicini i tesserati, ecco, per quando sarà il momento di ricominciare. Roberto, i club piccoli, il modo migliore per aiutarli è quelli di aiutarli e sostenerli con le iniziative tecniche e con assistenza tecnica, che faccia in modo che i club riescano a sviluppare al loro interno delle persone bandiera, come le definivi tu, che portano avanti quel gruppo di persone, quella società, eccetera, eccetera. I club piccoli, in particolare, ma in generale i club in Italia, sono invece in qualche modo sviliti, perché a 16 anni i giocatori di maggior qualità non sono più gestiti da loro. Di conseguenza c'è una piccola parte di gente che ancora investe, che va a prendersi questi, e i club piccoli rimangono sempre più piccoli. Giocando senza i migliori cala anche il livello. Nessuno dei club, da un punto di vista dirigenziale, giustamente investe in allenatori, perché per cosa devono investire? Se gli portano via i giocatori migliori, poi qui il discorso è ancora più complicato, perché poi ti portano via anche gli allenatori per andare a allenare in accademia, perché a Petrarca quest'anno è successo che un giocatore andrà in accademia e verrà allenato da un allenatore che è stato preso da Petrarca. E allora lasciameli tutti e due di qua, no? Abbi pazienza, se no costruisciteli, no? E anche se la federazione se li costruisce, non sarebbe mica un male, no? E qui parlano tutti di percorso. Sembra la discesa dello slalom, Purtroppo il discorso nostro è che, mentre all'estero, come in Francia, ogni squadra o moltissime squadre hanno l'accademia loro interna, qui noi di accademie abbiamo quelle gestite dalla federazione, di conseguenza attingono dal bacino di tutte le squadre giocatori più forti e godono, diciamo, solo ed esclusivamente loro due. Il resto rimane di livello basso proprio per questo motivo. Ma fino a quando non si darà l'aiuto nelle società minori? Guarda, proprio pochi giorni fa qualcuno mi disse: ah, tu l'avevi messo in un programma elettorale del 2008 la struttura tecnica di aiuto dei club. Certo, ho detto, ma è tuttora valida? Va rimportata secondo altri metodi adesso, perché sono passati gli anni, ma certo che è ancora valida, ed era valida non nel 2008, era già valida nel 2000, è che hanno fatto altre cose, scusami, credo di essere mediamente intelligente, non sono un genio, però che non capisco, cioè, se a me qualcuno dice la federazione ha fatto dal 2000 questo percorso, me lo dica, perché mi viene da ridere. L'unica cosa che può dimostrare di aver fatto è di aver fatto l'annientamento dei club a favore di una situazione centrale tecnica che porti ai risultati della nazionale. Fallimento totale, punto. Questo è chiaro. Il resto
tutto il resto io non lo vedo, ma non sono mica polemico, sai, però no, ho un'età per cui dopo aver sentito dei cretini darmi del nemico pubblico per 20 anni dall'alto della loro ignoranza della materia, insomma, almeno la possibilità di dirlo, insomma. Puoi dire tutto quello che vuoi. Ma non sono uno che si ferma. No, no, ma lo sa, credo che sia. Però sappi che sono molto frenato invece, molto controllato. No, non ne dubito. A questo proposito, dove siamo andati a parlare del professionismo, no? Allora, per far citarti degli esempi, Arrigo Sacchi, José Mourinho, Julio Velasco, Dan Peterson e tanti altri non hanno mai giocato a livello di stratosferico, non sono mai stati dei grandi campioni, eppure sono stati degli allenatori dove i loro risultati sono evidenti. Secondo te questa cosa è possibile anche nel rugby? Cioè, io che non ho mai giocato in Serie A, in Serie B, potrei essere un fenomeno di allenatore? L'uomo della strada. Eddie Jones, Graham Henry, esatto. Hansen, vale tutto. L'unica roba è che non c'è nulla che ti dà diritto a. Cioè, tu sei stato il miglior giocatore di rugby italiano, non vuol dire che tu sarai un buon allenatore. Allenatore, certo. Sì. Non è scritto, cioè, non c'è grazia ricevuta, ma l'allenatore lo può fare chiunque, anche uno lo farà da un punto di vista teorico, un altro, ci sono varie sfaccettature. No, l'aspetto allenatore, sai, poi bisogna anche vedere che cultura sportiva, da dove uno viene. Una volta era un po' più facile, attenzione, una volta più facile, perché quando ero ragazzo io e mi ero intestatito di voler riparare, cioè spaccando l'anima a destra e a sinistra, ma andavi a contatto con i migliori al mondo. Adesso queste situazioni sono tutte fatte con un falso sorriso, ma di notizie reali ne passano pochi, perché ormai il rugby d'elite è giocato su tante piccole sfaccettature che si vanno ad adattare di singola partita in singola partita, e vengono bruciate come un cerino nell'arco di una sola partita, perché una cosa che vale oggi con le analisi spietate che ci sono non vale più domani. Quindi è proprio completamente modificando anche l'atteggiamento di questo. Poi io ogni tanto leggo qualcosa, perché me lo mettono davanti, e vedo certe tecniche su come gioca la nazionale italiana, su come fa così, eccetera, eccetera. E c'è scritto delle cose roboanti per dire che è ABC del rugby. Sì. Scrivono come se fosse fantascienza, ABC del rugby. Sì. Quindi voglio dire, anche bisognerebbe un po' piantarla di vendere fumo solo perché la gente è incompetente. Perché a me non me le vengono a raccontare, non avevi pazienza, mi sembra che stai dicendo delle cose abbastanza terra-terra. Sì. Cioè, capito? No, capito. Senti, se tu potessi convocare una formazione Barbarian, che modulo, quindi con i giocatori che vuoi tu, tutti, ce li hai tutti a disposizione, che modulo adotteresti? Qual è il tuo modulo preferito? Guarda, i Barbarian sono già... vengono tenuti in piedi per l'ipocrisia di dire che ancora questo rugby ha lo spirito del divertimento. Sì, okay. Il rugby Barbarians non può più essere fatto, perché senza certe strutture di gioco, se il rugby Barbarian gioca contro un'altra selezione Barbarian, è una cosa che diventa divertente. Sì. Ma se una rugby Barbarian va a giocare contro una squadra strutturata, una nazionale che ha degli automatismi contro... non c'è storia, non c'è storia. È come quando ci sono stati i cannoni, i carri armati, e c'erano ancora le cariche della cavalleria. Sì. A un certo momento hanno fatto quella dei 600, hanno fatto l'ultimo attacco della cavalleria, i nostri ultimi Savoia hanno fatto l'attacco, e dopo hanno detto basta, un'altra roba. Cioè, per forza. Quindi non è lo spirito di Barbarians, è uno spirito che dovrebbe essere tenuto in piedi, ma non è così facile darlo per scontato, perché non è facile. Però non è una questione di modulo, di metodo. I moduli ormai sono le strutture, come nel calcio, il 3-4-2, benissimo, è la stessa roba anche da noi, è la divisione sulle linee di sostegno degli avanti, sulla larghezza del campo, ma non cambia niente, perché
se tu dipende, cioè tu non puoi anche parlarne così, è una vaccata. Perché, no, certo, ma infatti qua, la, no, domanda, ma la domanda era se tu avevi un modulo preferito, ecco. Prima tu dici, ma certo, ma cioè, dipende che giocatori hai, perché certo. Se tu vai a fare i pod di due giocatori, vuol dire che uno porta la palla e uno deve pulire. Sì. Ma se quelli che puliscono non puliscono, tu guardi il campionato di eccellenza italiano, sì. Tu guardi ogni raggruppamento, 4-5 giocatori vanno in raggruppamento senza fare nessun lavoro. Sì. E allora facciamo meno di andare, capito? Certo, chiaro. Allora se tu credi di fare la struttura sulla gente che non fa, ognuno deve fare il suo lavoro e non sempre viene fatto. Quindi il working rate deve essere effettivo. Allora dipende da tante cose. Io vado a fare la pod di due perché così ho le possibilità di muovere il pallone molto più veloce. Cosa succede? Che l'avversario intensifica il contrasto su quei miei due e ci mette più impegno e più uomini lì, in modo che io vada a metterci il terzo e il certo. Quarto e quindi devo dire meno a quello. Quindi è sempre una questione di equilibrio con quanto l'avversario ti permette di fare. Certo, certo. Alcuni ragazzi mi chiedono di chiederti se secondo te in Italia si può fare ancora i professionisti, cioè diventare professionisti e soprattutto se si può vivere di rugby. Uno è libero di provare quello che vuole, il mondo del lavoro ha delle grosse difficoltà, quindi capisco, però l'eccellenza, io ho visto, non è sostenibile così com'è. No, E ci sono un sacco di giocatori che, mi dispiace dirlo, ma non meritano i soldi che prendono. Cioè, se li paragoni con il posto di lavoro, eccetera, cioè i casi sono due, tu c'erai poco da prendere qui tanti i soldi che prendono i giocatori di calcio, ma quelli, diritti televisivi, riempiono gli stadi, dicendo l'eccellenza non riempie gli stadi, anzi, sono vuoti e non ha diritti televisivi, quindi voler fare il professionista a spese di chi? Certo. Cioè se non ti guarda nessuno, perché il tuo livello, cioè, capito, è un po'... Fare il professionista è tanto rischioso. Guarda, adesso non voglio, ma io ho tutta la lista di quanti giocatori italiani, giovani, negli ultimi anni sono usciti e sono riusciti a farne uno spazio. E poi comunque è perché non c'è mercato, quindi quei pochi buoni vanno a prendersi qualcosa giusto e ce ne sono altri che vengono presi perché servono 15 giocatori a vedere il campo e quindi vengono pagati, ma non certo per il valore che hanno, perché giocatori italiani che ricevono un compenso all'estero ne prenderebbero forse un sorriso, ma è un dato di fatto. Beh, eppure ci sono alcuni giovani che se hanno voluto provare quantomeno la via del professionismo o la via di un rugby un po' più competitivo, mettiamola così, dove potevano apprendere, sono andati in Francia, sono andati in Inghilterra, Scozia, Galles, insomma in Gran Bretagna, ecco. Sì, qualcuno è andato, qualcuno è tornato scornato, qualcuno ha capito che non c'era storia, perché lì purtroppo lì non si vende la pelle dell'orso facile, là bisogna sudarsela. Gli orsi non è che si buttano per terra per farti piacere, là bisogna sudarsela e la gente non ci giudica a seconda delle simpatie, eccetera, ti giudica se fai il tuo lavoro o no. Sì, certo, perché in Inghilterra al terzo placcaggio che ti togli, capito, non ti rivolgono neanche più la parola. E se entri in un pub ti girano le spalle, cioè, capito? Cioè, bisogna un pochino. Da noi invece basta mostrare due tatuaggi e diventa di bello, cioè, non si ricorda ciuffo. Neanche se non si ricordano neanche che uno ha sbagliato tre placaggi su tre, sì. Capito? È un mondo non competitivo quello del rugby italiano, che non forza all'eccellenza, quindi ci sono dei ragazzi che hanno indubbie qualità che ce la fanno, ma il numero di questi ragazzi, diciamo che è abbondantemente inferiore alle bisogna. Perché secondo te, scusami, manca questa competizione, questa ideologia di far sì che una squadra o dei ragazzi diventino dei professionisti, cioè diventino dei giocatori di alto livello? Il professionismo in Italia non si regge nel rugby. Non ci sono i soldi per reggere. Per i soldi? No, non ci sono i soldi, non ci sono gli sponsor, non ci sono i diritti televisivi, non ci sono le cose. Quindi è un po' complicato pensare di voler fare i professionisti. Bisogna trovare dei posti dove si può andare a fare i professionisti. Paris è andato a giocare in Francia e ha fatto una carriera da professionista, una signora carriera.
Castrogiovanni ha fatto una signora carriera, altri l'hanno avuta abbondantemente minore come durata di tempo, perché i Logorriveri, hai capito? Per quello che Parisse è uno da togliersi il cappello, perché è uno che ha fatto una carriera importante, ma lunga. Lunga. Cioè, tanti hanno buttato via energia in tre anni, i giocatori italiani, inamovibili, nazionali, eccetera, sono andati all'estero, posti a titolare, non ne hanno trovato. Hanno tirato fuori una carriera onesta, ma chiaro. Non è così semplice così. No, ma infatti, ma anche se tu vai a vedere, sai che ogni anno esce la graduatoria di chi guadagna di più e chi guadagna di meno. Favre de Klerk guadagna 550.000 sterline all'anno. Poi dopo c'era Dan Carter che guadagnava 1.000.000. Però da 1.000.000 parliamo di 10 giocatori top e dall'1 al 10 c'è una scala di 500.000 che balla. Quindi voglio dire... Guarda, sono cifre, sono situazioni che sono talmente lontane. Esatto. E può far solo fare un po' confusione. Giocatori italiani che abbiano giocato professionisti a ottimo livello ce ne sono. Ce ne sono adesso come c'erano una volta. Perché magari agli attuali non viene dato molto questi nomi, ma per esempio Zani. È stato un giocatore che la Francia voleva naturalizzare, capitano della Gen, e lui italiano, altri giocatori, Lanfranchi e tantissimi altri italiani del passato sono stati signori giocatori considerati a livello europeo. Poi erano diversi gli agganci, le situazioni, però sai, alla fine ci sono sempre stati, l'Italia ha sempre avuto buoni giocatori. Il fatto che qualcuno abbia pensato che il rugby sia nato nel 2000, tu adesso pensa che una persona mediamente, per esempio che fa il giornalista, che ha 40 anni, nel 2000 aveva 20 anni. Sì, sì. Io ho visto qualche commento sul rugby precedente al 2000. Cioè, capisco che non bisogna necessariamente avere la mia età, che non è più verde per conoscere, però insomma, cioè, studiate, imparate. Devi prepararti una professione come le altre. Preparatevi, ma non su testi di comodo, cioè, studia, approfondisci. Io non so, ma ai tempi miei, i testi non c'erano, ma cioè, caspita, a forza di serate con questi giocatori, allenatori famosi, eccetera, con Carvin James mi facevo delle serate dove lo rincoglionivo forse di fargli domande via dicendo, e lui mi dà risposte. Ho imparato una valanga di cose, certo. Cioè, cosa vuol dire? Cioè, dipende quanto uno vuole investire. Se poi invece prendi il mondo del rugby come un mondo di incompetenti, anche la tua incompetenza abbinata a una faccia di bronzo ti permette di dire quello che vuoi, perché tanto la gente non ti manda a quel paese. Ma è gente, cioè, sì, va bene, ma cioè, sai, anche questo, io prima di scrivere una roba mi piacerebbe conoscerla, ma no, traducendo i giornali dall'estero. No, certo, però c'è da dire anche una cosa: oggigiorno è cambiato tutto molto. Nel senso, prima la competenza di quello che era l'organo di stampa o il giornalista era fatta sul campo, cioè venivano da te o tu andavi da loro e ti informavi come raccontavi tu prima, no? Adesso è più che altro è gossip, cioè è il risultato di quello che ha tenuto la squadra in quella giornata, ma soprattutto il tatuaggio, soprattutto la pettinatura, la discoteca e roba simile. Cioè, ma infatti è un po' svanito. È uno dei motivi perché probabilmente i giornali se la passano così male, perché probabilmente vedendo le tirature dei giornali vuol dire che l'italiano sta diventando abbastanza intelligente e non legge più queste cose. Oppure forse è più stupido perché va su internet. Oppure è talmente abbruttito che non fa né quello e va su internet dove non sai cosa leggi, perché anche quando c'erano i giornali, io non ho nulla contro la stampa, anzi la carta stampata, però quando leggi i giornali non leggevo mica tutti quelli che scrivevano di rugby. Io ci sono tanta gente che scrivono di rugby, ma non ci penso un minuto a leggerlo. Certo. Tanto sai già che o ho tradotto un articolo dall'estero, o ho fatto una roba, cioè, o non ho niente da dire, quindi cioè, cosa lo leggi? Mentre ci sono degli articoli, tu converrai,
che dici, guarda, ah, leggo quel tale giornalista perché è uno di cui hai stima, conosci, eccetera. Io leggo la firma, non leggo tutti i giornali solo perché certo, parlano di Recchi. Certo. A proposito di giornalisti, ti lascio, poi dopo ti lascio andare che devi andare a pranzo. Squadra che vince non si cambia, tu e Antonio Raimondi. Come è iniziato questo sodalizio? Beh, io le facevo con Fabrizio Gaetaniello le partite, poi siamo stati al Mondiale del 95, lui ha cominciato con Telepiù nel 95, è venuto giù e Fabrizio stava male, una volta nel 95 abbiamo fatto una prima partita assieme. E poi da lì, insomma, ci siamo sempre presi, Antonio è una persona meravigliosa ovviamente, perché dal punto di vista personale è proprio un bravo ragazzo e ci siamo sempre trovati bene, ha avuto grande capacità di sopportazione perché non sono semplicissimo, però insomma ci siamo sempre divertiti molto, abbiamo molti interessi in comune, parliamo, cioè, siamo tanto diversi, però abbiamo, insomma, e poi sai, a quel tempo lì si facevano delle partite che facevano la differenza, Sì, sì. Erano partite belle, sì, eccetera, sì. Quindi, insomma, ne abbiamo fatto il Mondiale del 2003, il Mondiale del 2007 in Francia, cioè, capito, abbiamo il 95, cioè ne abbiamo fatti parecchi, ma era un altro tempo, c'era l'entusiasmo delle televisioni nel periodo in cui sembrava che il rugby italiano potesse essere uno sport serio. E allora c'era l'investimento. Adesso il problema è che tutti questi, ormai, questi bonus che il rugby italiano ha usufruito in passato, se li è bruciati. E questa è la amara realtà. È difficile trovare qualcuno che ti dia ancora credito. E questo è il fatto. Io quando mi hanno chiesto a Discovery di andare, che avevano preso i diritti televisivi, eccetera, prima di firmare il contratto, so che dico una cosa privata, ma la posso tranquillamente dire. Okay. Prima di firmare il contratto, io ho detto, guardate, molto volentieri, ma se vi aspettate che questa squadra vinca, guardate che vi sbagliate. Quindi se voi pensate di fare audience sulle vittorie del nazionale, guardate che vi sbagliate. Mm. Io questo l'ho detto ai vertici di Discovery Italia prima di firmare il contratto 7 anni fa. Quindi voglio dire, sì. E lo dico pubblicamente perché non posso essere smentito. Certo, va bene. Senti Vittorio, io avrei ancora 1 milione di cose da chiederti, però capisco che tu ci abbia già dedicato tempo a sufficienza e quindi ti ringrazio a nome di tutti, a nome mio che è stato veramente un piacere, a nome di tutti quelli che ci guarderanno. E spero comunque di romperti le balle, come dici tu, nuovamente, per poter approfittare di qualche idea o di qualche consiglio. È un piacere Roberto, a presto. Grazie Vittorio, a presto, grazie, buon rugby, ciao.